Il solstizio ha innescato un profondo ricordo di sé, di Aluna Joy, 29 giugno 2024. Il solstizio appena passato ha portato l'umanità a un punto di svolta nella nostra evoluzione. Ma non stiamo crescendo oltre ciò che siamo stati. Stiamo tornando alla frequenza divina originale, la nostra unica frequenza divina, che è il diritto di nascita eterno della nostra anima. Il prossimo passo che compiremo sarà quello di entrare in un mondo in cui l'ego distorto inizierà a essere trattato come una malattia. L'avidità nei confronti del benessere dell'umanità sarà trattata come un crimine. Stiamo cominciando a vedere che questo sta accadendo intorno a noi. Le crescenti crepe nel sistema sono ora visibili ai più. La nascita dell'unione e dell'unità all'interno della nostra diversità per una comunità collettiva sta iniziando il suo processo di nascita. È il momento. Siamo davvero pronti. Nel frattempo sta crescendo una resistenza e può sembrare che i controllori del mondo stiano vincendo per un po', ma non ci riusciranno. Cercheranno di svalutare o cancellare il sacro per avere potere su di esso, controllarlo, abusarne e mettere a tacere tutti coloro che lo considerano tale. Non avranno successo. La nostra liberazione spirituale sta crescendo nei cuori della collettività. Non può essere fermata. L'universo richiede equilibrio e un processo di autolivellamento sta accelerando. Vi sembrerà disordinato e incerto. Il palcoscenico del mondo è stato scrostato per rivelare solo due lati rimanenti. Non importa in quale paese viviate, o quale religione seguiate, o il vostro status economico-sociale, o il colore della vostra pelle, eccetera. Il mondo passato si sta riducendo a un'epica guarigione di queste due ultime questioni centrali. Questo problema è l'abisso che si crea tra coloro che prendono troppo e coloro che danno troppo. Queste due parti sono una battaglia che si è svolta fin dall'inizio del tempo, dello spazio e delle dimensioni. L'equilibrio sta tornando. Da una parte ci sono i controllori autorizzati, gli accusatori che vi incolpano di aver reagito a un reato commesso da loro, e gli autori di abusi. Questi sono quelli che sentono una mancanza inestinguibile dentro di loro e una vergogna inimmaginabile per questa mancanza. Per loro è bello prendere. Cercano coloro da cui possono prendere e coloro che hanno ciò che loro pensano di non avere. Non potranno mai sanare questa mancanza prendendo dagli altri. Naturalmente, la loro mancanza è la loro illusione. L'altro lato è quello degli esseri senzienti, centrati sul cuore, non condizionati, che conoscono bene la loro divinità interiore. Vivono secondo il codice che ciò che diamo è ciò che riceviamo. Il modo in cui diamo è il modo in cui riceviamo. Quando diamo è quando riceviamo. È una bella sensazione essere al servizio degli altri. Questi sono attratti da coloro che sentono di poter aiutare a realizzare la loro divinità, ma nel processo si esauriranno e si prosciugheranno. Naturalmente, anche questa è una loro illusione. La maggior parte di noi ha dentro di sé l'eco di entrambe le parti. E il mondo esterno sta ora rispecchiando le due parti al loro estremo sulla scena mondiale. Il trucco è imparare a smettere di prendere e a smettere di dare. L'universo lavora costantemente per mantenere l'equilibrio nel mondo fisico e in quello spirituale. Questo accade all'interno e all'esterno dell'umanità collettiva, del sistema solare, dell'universo e oltre. Ma il fatto è che entrambe le parti hanno bisogno di essere guarite.
Entrambe le parti devono trovare l'equilibrio tra il superamento e il dare troppo all'interno di se stessi. Ma questo si giocherà ancora per un po' sulla scena mondiale, come possiamo già vedere. Mi conforta sapere che ognuna delle due parti guarirà col tempo e il mondo non rimane mai fuori equilibrio a lungo. Mentre le cose cominciano a scaldarsi in tutto il mondo, ricordate che ora entra in gioco un grande equilibrio. Può creare confusione se siete attaccati a uno dei due estremi. Le cose sono cambiate radicalmente dall'eclissi dell'aprile 2024 e ora di nuovo in questo solstizio. Le cose stanno andando molto in profondità adesso. Avremo altre scoperte e usciremo dalla tempesta di polvere accecante della polarizzazione. Stiamo uscendo da tutte le illusioni che abbiamo accettato come verità su noi stessi. Il tempo in solitudine è cruciale per noi ora. Stiamo imparando a conoscere di nuovo il nostro vero io. Sono così felice di essermi presa gli ultimi 2 anni per stare completamente sola con me stessa. Questo periodo non ci sta cambiando, ma ci sta riportando a ciò che eravamo in origine, prima di cadere nella fisicità densa della Terra. Stiamo tornando alla sorgente, pur rimanendo nel nostro corpo. Che viaggio! La sorgente ci chiede di presentarci al nostro sé originale e di conoscere ancora una volta quell'anima bella, divina e innocente. Caro Creatore, aiutaci a tornare all'equilibrio universale, come sopra, così sotto, da dentro e da fuori, con facilità e grazia, con amore e compassione, per noi stessi e per tutti gli altri. Così sia. Traduzione voce Marina.